Ciao a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Il mio nome è Mandralink e oggi siamo tornati su Pokémon Y. L'ultima volta vi avevo lasciati qui verso la strada per Romantopoli. E ok, allora questa qui l'avevo sfidata, non mi ricordo sinceramente, comunque sia. Ok, il team va bene così come stanno messi. Quando guardo gli stagni mi viene subito in mente il veleno. Ah, scusa, ti do una sciocchezza, ti regalo questa per farmi perdonare. Bene. La mossa tossina usata dai Pokémon di tipo veleno va sempre a segno. E i danni di avvelenamento che infligge aumentano con il passare del tempo. Questo lo sapevo, ma grazie. Aspetta. Ah, che roccia, mi sembravano degli Swoobat appiccati agli accoccipiene io. Romantopoli, nome suggestivo. Ah! Cioè, io ho cliccato per vedere se erano dei funghi e trovo mini fungo così a random. Bang bang. Guarda cosa ho trovato, ti regalo. Ragazzi, regali ovunque oggi, eh. Sì, questa ce la sapevo. Ah, uno shopping center, yay! Facciamo un po' di acquisti, dai, chi se ne frega. Perfetto. Sembra arlecchino, ma va bene così. Ho speso un fottio di soldi, ma almeno ne è valsa la pena. 16.000, oddio, manco tanto alla fine. Nel mondo dei Pokémon. Da noi 16.000 sarebbero euro. Ma comunque. Ragazzi, allora, non so se in questa città c'è davvero qualcosa di. L'abilità pelle folletto cambia le mosse tipo normale e mosse tipo folletto. Ah, tipo l'abilità quella che c'ha Amaura. Che le mosse normali diventano tipo ghiaccio. Anche se non so davvero. Perché ho provato contro il Tyrant. Riduttore ha fatto un danno normale. O forse mi sbaglio io, ma non lo so. Non so davvero cosa ci sia da fare in questa città. Oh, c'è un pozzo, wow. Si può usare il pozzo? Cosa? Non si può andare coi Pokémon sull'acqua? Ma per. È una palestra? Figherrimo. Ova, palestra di Romantopoli. Figo, che figata. Un momento, io l'ho curati però. Dunque, allora, non so che tipo sia. Forse. Ah, tipo fata. Giustamente. Salve futuro campione, ci sono due cose importantissime che devi sapere sulla palestra di Romantopoli. Primo, qui troverai solo allenatrici esperte di Pokémon tipo folletto. Secondo, puoi usare le pedane del teletrasporto, ma nessuno sa dove portano. Stavo scherzando. Le pedane sono collegate secondo uno schema prestabilito. Forza, sali su una pedana rotonda gialla e buona fortuna. Ah, gialla, scusate. Ah, su una sola? Se è. Bene, capo palestra, siamo già arrivati. Oh, ciao bella. Guarda questo meraviglioso abito, l'ha disegnato Valerie. Lutterò con tutte le mie forze per fare onore a tanta bellezza. Stavo dicendo che secondo me le pedane qui nella palestra. Ah, ragazzi, è un kimono. Sono. Queste pedane sono come quelle della palestra di Zafferanopoli. Ovvero che tu vai sempre dritto alla fine. E, cioè, tu vai sempre dritto. E devi andare alla pedana che sta di fronte a te, opposta parallelamente. E quindi alla fine arrivi sempre da Sabrina subito ci arrivi. Poi gli allenatori neanche ti vedono, quindi cioè puoi arrivare a capo palestra tranquillamente senza perdere tempo e senza perdere punti salute ai tuoi Pokémon. In vertivolta ho fatto questa, te puzzeraia. Oddio, mi mandi ad Azumarill contro. Che paura, io faccio psicoshock. Su Mokka. Cavolo. Ah, pioggia danza, wow. Pensavo tipo acqua getto mi fottevi alla grande se usavi acqua getto. Cioè macro forza. Cioè mi aprivi in due fuoco, cavolo. Ma come. Mi aprivi in due come una cozza. E mi chiudevi come una graziella, non so se mi spiego. Ok, intanto Lapras. Ah, devo cambiare Lapras. Mannaggia. No, veramente volevo mettere al posto Chestnut, ma vabbè, dai. Oddio, voglio imparare acqua di sale, ma io cancellerei anche niente. No, voglio tenermelo così. Mi piace così Lapras. Sì,
Sarà Dedenne ancora. Ma io cambio Pokémon, dai, su, faccio divertire un po' anche gli altri. Chestnut, allora. Più che altro quello di avere Chestnut l'ho fatto evolvere da quando era un Chespin, era giusto per completare il Pokédex. Io non sto facendo un Gotta Catch 'Em All, perché lo farò su Pokémon X più o meno, una cosa del genere. Cioè, io sto giocando anche a Pokémon X in questi giorni, e non è perché sto giocando a Pokémon X il fatto che non carico, ma il fatto è che davvero non mi rimane tanto tempo per registrare. Io infatti gioco solo la sera, tra le 10 e le 11, perché davvero il tempo per registrare alla fine si riduce a poco, a parte qualche pomeriggio libero. Comunque cercherò di essere più presente, cercherò di registrare più tempo quando gioco con X. Con Y, scusate, ma va bene. Ah, quindi ci sono anche altri tipi di ragazze in Team Kimono? Oh mio Dio. Tu c'è Aromatisse? Ma tu mi sa che te lo sei mangiato Aromatisse? Aromatisse, Aromatisse, Aromatisse. Che attrazione. Ti sei innamorato di una. Di un bombolone rosa. Che sniffa pure, potete vedere. Magifiamma. Così lo fai fuori, dai. Bravissimo, tu sì che sei un vero uomo, no tua sorella. E che cavolo. Ma tu stai fuori di coccia, amico mio. Psicoraggio. Non fare. Non. Porca zozza. Flagello di Dio. Questa fa male, flagello. Immaginatevi Sword Dance. Sword Dance, cavolo. Mannaggia l'inglese. Eccola là, ha finito. Bravo Lutondo. Vabbè. Un po' se lo merita, così impara ad attaccare quando serve. Uno scherzo, mi dispiace. Ah, femmina contro femmina. Mo se ingazza Leon. Se ingazza Leon. Vai così, bella. Bella parente. L'ha fatta secca. Sì, vabbè, insomma, per dire, non è che l'ha fatta diventa secca tutta con la botta. Ecco, c'è un solo Pokémon che mi fotte fuoco. Cioè, io non lo so, guarda, ma. Non poteva, tipo, che ne so, uscì un come cavolo si chiama? Uno Xerneas, dice, sa. Città Xerneas, so, dice. Può pure fotte fuoco, ma. Cioè, ragazzi, dai, su. No, revitalizzante. Una super potion. Che poi. Non mi ricordo se anche in bianco fa questa cosa, ma qua. Se sbagliate a dare super pozione durante una lotta al vostro Pokémon. Cioè, in poche parole, perdete il turno. Cioè, è una cosa. Io la credo. La vedo come una cosa stupidissima. In bianco e nero mi pare che pure faceva. Un altro tipo di Kimono, ma vabbè, dai. Telef chi? E dopo il Pokémon chiave le ho viste tutte. No, ragazzi, cioè, io non voglio più vivere su questo pianeta. Non può essere, non esiste una cosa del genere. Cioè, è pure super efficace. Ma dai, cosa sei, tipo. E folletto erba, ma che cavolo. Cioè, se diventa la spada. Allora già va meglio. Ma se la spada. Se Onege mi pare che si chiami. Sì, mi pare che sì, Onege. Se diventa Onege, Clef Key già va meglio. Ma se mi se, non, se rimane in quel modo, cioè è proprio. Una cosa assurda. Allora, Talonflame vuole imparare acrobazia. Acrobazia. Se chi la usa non ha uno strumento, infligge al nemico grossi danni. E quindi noi gli leviamo. Attacco rapido potrebbe sempre tornare utile. Trespolo, va. Alla fine io faccio sempre uno YOLO. Uno YOLO, ovvero. YOLO, 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 ok. In poche parole, YOLO sarebbe You Only Live Once, ovvero tu vivi una sola volta. E con i Pokémon io faccio così. Cioè, durante il combattimento non è che sto lì a perdere tempo a curarli se proprio vedo che non può essere. Cioè dico, combatti fino alla fine. Cioè non uso mosse che fanno recuperare PS tipo ripresa
O appunto trespolo, cioè uso strumenti ma non uso mosse che fanno curare i punti di salute, quindi è uno YOLO il mio. Fino a che non stramazzano a terra, senza che quando, proprio quando non ho più pozioni, super pozioni, allora dico cambio Pokémon, se no tutta una tirata dritta senza niente. Trespolo gliela insegnai giusto per levare quell'attacco azione che non ci facevo niente. Quindi solo per questo alla fine gliel'ho insegnato, diciamo. Allora, Greninja mi vuole imparare Extra Senso, mentre in realtà è un tipo acqua buio. E io non glielo imparo. No, non voglio che impari Extra Senso. No, no, dimentica. Non blocca l'apprendimento, blocca tutto. Allora, Kirlia, Kirlia, Kirlia. Ah, Kirlia è tipo fase diventato. E questo mi ha molto scombussolato. Perché, cioè, ragazzi, dai. Tipo, Kirlia, tipo fata, era psico. Ma lasciatemela psico. Cioè, non ne vedo il bisogno di farla diventare un tipo fata, ma poi dopo vabbè, decidono loro. Voglio andare qua perché tanto prima o poi arriviamo dal capo palestra, cioè ragazzi, che qua è vuoto. Allora arriviamo dal capo palestra, ne sono sicuro. No, peggio. Ha un bagno, sì, in effetti avrei bisogno di usare il bagno. Dal gusto retro, sei anche un intenditore di bagni. Vabbè, sì, dai, su, andiamo. Dai, 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 dai. Portami dal capo palestra. Sì, dicevo, portami dal capo palestra. Eccoci. No. Devo andare qui ora. Dunque, io prima sono venuto, mi sembra, dalla. No, così non va bene. Oh, scusate. Dov'è la cacca? Giratevi un attimo. Oh, fatto. Bene, andiamo. Allora, dove cavolo devo andare? Guardiamo un po' dall'armadio se ci sta qualcosa, qualche vestito intimo, no, niente. Ragazzi, davvero mi sto perdendo da solo. Dunque, ok, quindi non devo. Devo andare qui, quindi. Oh, cacchio, no, non è capo palestra. I nostri amati Pokémon tipo folletto sono immuni agli attacchi di un certo tipo. Il tipo drago. Kimono, ragazzo in kimono. Tutte quante ragazze in kimono. Slurpuff. Slurpuff. Ok, questo è Pokémon bombolone. No, Pokémon. Sembra più tipo una tortina dal muffin. Di quelle bombate. Quelle belle grosse che si vendono solo in America. Guardate perché ancora non l'ho viste, sinceramente. Vai, ti faccio più cotta, che magari. Che cosa fai? Ma che fai? Mi metti la cannuccia nel petto, mi zucchi tutto quanto il. Ah, che schifo! Mangi fiamma, mangiati sta fiamma. Toh, beccate questo. Sei stracotto? Perfetto, ora sei pronto per essere servito in tavola, Slurpuff. O Puff. Jigglypuff, quindi sì, Slurpuff o Slurpuff. Slurpuff, ok, Slurpuff, ti chiamerò. No, Slurpuff, ok. Così già va molto meglio, Slurpuff. Ok, da capo palestra, ora. Yay! Porti le ali come una fata. Tu devi essere un angelo. No, tu sei una fata. E sai perché? Perché sono allergico alle piume. Quindi io direi, ah, aspettate, e se il tipo fata fosse debole al tipo buio, cosa che io non ricordo assolutamente se sia così? Mi so che è super efficace contro il tipo drago, ma non ricordo. Che cazzo è successo? Lo schermo di sotto si è fottuto da solo. Ah, vabbè, non ho letto il testo sopra, vaffan bagno. Con quale grazia e agilità sei arrivato qui da me?
Io sono Valerie, esperta di Pokémon di tipo folletto. Allora, vogliamo cominciare? Ti avviso, i miei Pokémon sono tanto teneri e carini, pucciosissimi, ma anche molto forti, quindi preparati a prenderle le botte. Tu non è così tipo fata, tu sei proprio una fata. Anzi, anche se mi ricordo che con gli occhi li porta Legion in quel modo. Oppure sei un alieno? Oddio no, ma qua è il tipo fata. Questa non me la dovete, proprio non me la dovevate fare sta cosa. Mowile di tipo fata. Mowile io mi ricordo che era buio. E ricordo male, mi sa. Cioè, acciaio? No. Manda Sylveon. Oddio, Sylveon. Ah, io c'ho di là, c'ho Eevee. Che mi si sta per evolvere in Sylveon. Mi manca poco per farlo salire di livello. Sylveon a 42. Ma io userei un lanciafiamme giusto per spalmartelo in faccia. Ah, è pure maschio. C'è proprio una cosa tremenda. Cioè, se era femmina era un po' meglio. Cioè, poi dopo dicono che sembra gay. Per forza, se ci mettete pure un maschio. Cioè dai ragazzi, mamma mia, ma un attimino pensateci un attimo, no? Che iperpozione, ma su, ma su! Ah, ho notato che l'ala su quel qua c'ha lo Sharingan, c'ha quattro Sharingan. Esci lo Sharingan. Sì, è lo Sharingan, però c'ha quei simboli Tai che ci sono nei tempi di quelli proprio antichissimi. Ne ha 4, quindi un Super Sharingan più forte di quello ipnotico. O Sharingan, dipende da che lingua, da come lo pronunciate voi in italiano o giapponesizzato proprio alla vecchia maniera originale. In effetti Naruto ce l'ha dagli anni 2002, quindi un po' vecchiotto c'è. A dire il vero, Naruto risale al 1997, più o meno quando è iniziato One Piece. No, va bene così. E infatti Sanji si doveva chiamare Naruto, però proprio perché stava per uscire Naruto, Oda decise di cambiare il nome di Sanji, quello che era Naruto in Sanji, e ora tutti quanti lo conosciamo come Sanji, ed io penso che sia anche meglio. Ah, quindi Mr. Mime è tipo fata. Ecco perché gli attacchi buio non avevano effetto su di lui. L'altro giorno stavo giocando da X. E usavo morso su Mr. Mime e questo non crepava, rimaneva lì imperterrito. Poi mo scopro che è di tipo fata. Cioè, io perché Pokédex, cioè, non lo cerco, non lo vedo neanche se mi pagano i tipi di Pokémon. Cioè, ma io, cioè, sto imparando solo oggi che Mr. Mime è di tipo fata. Io mi sento proprio spaesato completamente. Complimenti, sei stato impeccabile. Ecco, questa è la medaglia folletto che. Che medaglia splendida. Oh, scusami. Lo so, se bellezza mi hai distratto a te appunto che stavo per dimenticarmi di consegnartela. E questa sarebbe la medaglia più bella? Amica mia, tu ti sei messa troppo con l'iride negli occhi. Ora che hai la medaglia folletto andrai d'accordo con tutti i Pokémon fino al livello 80, inclusi quelli ottenuti con uno scambio. E ti regalo anche questi MT fan e bonuso. Non dirmi che hai occhioni dolci. Magibrillio, wow. Il nome è intrigante. È MT99. Magari c'è anche la MT100. Contiene la mossa. Oh, non me la ricordo più. Oh, shocking. Ma scommetto che ti sarà utile. Cosa dici dello stile dei miei abiti? Un po' eccentrico, vero? Tu sei matta. Ho sempre desiderato essere un Pokémon e forse questo si riflette nei miei modelli. Riesco a entrare in sintonia con i miei Pokémon solo quando siamo messi alle strette nella lotta. E ai perdi anche, giusto? È una sensazione difficile da descrivere, come se. Scusa, non ha importanza. Ti droghi? Cioè, tu sembri peggio di Erika, di Azzurropoli. Quella pure rimaneva un attimo rincoglio. Ma ora piove. Link,